Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come tutte le sante volte, Lies of P. Quindi, eccolo a voi. Oh my. This is a change I didn't expect. Did the King of Puppets get you? Or some other ruffians? I'm glad you're growing, but I'm not sure what to make of this. Be wary of dangerous people. And always be a good boy for me. Ah, I'm glad you're here, my son. Have you seen that painting? I can't believe my eyes. It's almost as if something is growing out of the portrait. I remember commissioning that piece from an artist named D. Gray. Like all artists, he was eccentric. He claimed that a painting could harbor a living soul. But how can that happen? Just like the fairy tale. Forgive a foolish man his ramblings. Perhaps the seed of its growth was there all along. I know you're curious, so see for yourself. I have my work to keep me busy. Questa cosa è molto importante perché ci dice ci dice una cosa o un'altra. O ci sta dicendo che la favola di Pinocchio, quella che tutti noi conosciamo, esiste anche in questo mondo, quindi è una favola conosciuta anche in questo mondo, oppure che riguardo a quel dipinto magari, o comunque ai dipinti in generale, c'è una favola a parte in questo mondo. Ma penso più che la favola di Pinocchio sia anche su questo mondo. Quindi figo, ci sta. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Ask me about areas you want to know about. We plan to reveal our new automated puppet technology at the Grand Exhibition. If it hadn't been cancelled, it would have shocked the world. The alchemists are there now, working on a cure for the petrification disease. Dare we hope? In my experience, they always have an ulterior motive. Remember to be on your guard when you're with them. The barren swamp was originally vacant, useless land. It became a massive dumping ground when the factory started disposing of puppets. The polluted groundwater spawned strange creatures. Perhaps similar to the ones in the cathedral. Definitely worth an investigation. And rumors whisper of rare treasure in a monster's nest. Why don't you go look for it, son? Krat Central Station. Yes, it's where you woke up. There used to be a workshop near the station. However, the puppets destroyed it when they attacked. Many of the puppets have moved on, but now strange monsters lurk nearby. Be careful if you go back. You're precious to me. Molto interessante questo. Quindi vuol dire che possiamo ritornare alla stazione e esplorare. Penso, perché ha detto che ci sono mostri nuovi. Andremo sicuramente a vedere in questo episodio. People call them the Alchemists of the Isle. Their headquarters must be on an island across the sea, but it's not on any charts. I remember tales of an underground dock in Krat where the alchemists would embark. That's all I know. I can't predict how you'll change. How to proceed? Comunque, andiamo subito a vedere la stazione centrale di Krat. Eccoci ritornati all'hotel. Siamo andati dove siamo spawnati nel gioco, dove ci siamo risvegliati. Abbiamo esplorato tutta la parte iniziale, tutta la parte prima del boss iniziale, tutta la parte del boss iniziale. Ho esplorato tutto quello che c'è prima dell'hotel Krat, ma non c'è niente di quello che dice Geppetto. Non ci sono creature nuove, strane, non c'è niente. Quindi non saprei proprio dove cercare quelle cose che dice lui. Dice stazione centrale Krat, stazione centrale Krat, dove ci siamo risvegliati. Ci sono andato, non c'è niente, non so. Andiamo avanti.
Siamo usciti. C'è una strana musica di sottofondo. Una musica. Grand exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Beh, effettivamente adesso sì, dato che i burattini sono impazziti con la frenesia dei burattini, è un po' un incubo. Comunque c'è una musica tipo da clown, da, cioè clownesca, da circo, da fiera. Beh, effettivamente era un, cioè, un era un'esposizione, quindi ci sta. Beh, deve essere stato davvero un bel posto questo, quando i burattini non erano ancora, non si erano, non erano ancora impazziti. Immaginatevi una gigantesca fiera di burattini e meccaniche, deve essere stata una cosa davvero figa. Purtroppo la frenesia è sopraggiunta e siamo, e sono tutti morti, male anche, perché dilaniati da questi costrutti meccanici non deve essere stato piacevole, ecco. Non molto piacevole, non molto piacevole. Cos'è quello? Un nuovo burattino? Un centurione? Cos'è in mano? Ha una mazza elettrica? Ha una mazza elettrica. Hanno i due. Ok, era molto figo lui, molto molto figo, davvero bello. Bene, entriamo in questo tram. Ok, mi aspettavo una cazzina, sinceramente, ma ha più senso così. Ha molto più senso così. Che tristezza, si è bloccato proprio. Boh, boh, brutto. Si muove proprio male sto tram, cioè si muove dritto, fa poi si ferma senza nessun minimo rumore e apre le porte. Boh, avrei voluto un po' più di sound. Faccio un appunto solamente. Queste scale qui che premi il bottone per farle scendere, ok? Sono fighe. Ci sono anche nei Souls, ad esempio, le scale dove devi tirare un calcio per farle scendere, ok? Ci stanno. Ma quelli sono dei shortcut. Qua non ha veramente senso. Perché non è che tu sei in quella piazza lì e non puoi venire su perché c'è la scala bloccata da sopra. No, questo qui è una zona ex, cioè una zona nuova che arrivi da qua. Quindi non ha senso non mettere la scala che devi tirare giù. No, è messa a caso, non ha senso metterla che puoi tirarla giù, cioè mettila già giù e non sarebbe cambiato niente. Le scale che devi tirare giù servono per attivare dei shortcut, non per esplorare una nuova area. Non ha senso sta cosa, ma va bene. Questa cosa è decisamente sbagliata, cioè fatta male. Galleria della grande esposizione. Quindi l'esposizione non era in esterna ma era qua. Ha anche senso. Ha molto senso effettivamente. I giganti di ferro che ci condurranno in una nuova era. Questo è quello che abbiamo affrontato nelle industrie benigne?
Che in realtà era una pippa assurda. Beh, burattino del futuro un paio di palle. Era solo rosso. Era solo gigante, però era una pippa. C'è anche il modellino piccolino. Cos'è quel coso? È grossissimo e c'ha delle trivelle dietro. Molto bello. Andiamo subito a conoscerlo. Andiamo a presentarci. Molto figa. È palesemente presa ispirazione dalla Vergine Rapitrice. Dalla Vergine Rapitrice di Elden Ring. Però. Comunque è davvero troppo low poly, non capisco se è la mia connessione, magari faccio schifo io. La mia PlayStation ormai sta per implodere. Ma è tutto in low poly, non capisco perché. Cioè, questa qui è la classica texture che vedi in lontananza e poi quando ti avvicini diventa risoluzione. Solo che qua rimane in low poly. Cioè guarda la differenza tra questo tendone e questi muretti, ok? Cioè, cazzo, si vede la differenza. Non capisco perché non si renderizza. Spero di essere io, sinceramente, che il gioco non sia così davvero. Beh, questa parte ha un orlondo momento, veramente. Veramente un orlondo. Davvero, davvero un orlondo. Sì, vabbè, ho capito un orlondo, però siamo stronzi come in un orlondo qua. Mettiamo uno scudone lì. Come cazzo lo abbatto? Non posso. Non gli faccio danno di fronte. Lo devo far venire fin qua. Forza, vieni. Non vedo un cazzo. Non vedo una fava di niente. Vabbè. È stato bello. Istruttivo, direi. Penso che il gioco mi stia dicendo di superarlo senza abbatterlo. Perché lì volendo puoi superarlo. Basta che torni indietro e passi di lì. Molto facilmente. Perché è troppo piccolo lo spazio per abbatterlo. Quindi penso farò così. Ma prima di tornare là, andiamo avanti qua. Comunque, cioè quello che dicevo prima delle scale, è così che dovresti usare una scala che si attiva come shortcut, ovvero tu arriverai da lì e l'attiverai come shortcut, non come era usata prima. Prima non aveva un minimo senso che fosse una scala ad attivazione, andava benissimo una scala normale, cioè non cambiava niente. Comunque nell'altro episodio non l'ho detto, ma la galleria Lorenzini, cioè gli shortcut che sono lì, sono molto intelligenti, cioè sono quasi alla pari di quelli che ci sono nei Souls, nei lavori di Miyazaki. Perché lì è un checkpoint, ovvero uno stargazer, con 52.000 shortcut che ti fanno esplorare una mappa immensa, rimanendo sempre lo stesso checkpoint. È quello il figo, cioè quello che voglio di più. Non shortcut usati inutilmente perché a 20 metri c'è l'altro shortcut. Così aveva senso. Aha, non l'avevo visto prima questa parte. Ecco dov'era. Thank you.
momento, ma qua c'è una scala che non avevo visto. Aha. Beh, qua scendo dovevo prima, perché dovrei farlo, sinceramente. I get the puppets. But what are the monsters doing here? I mostri non li ho ancora visti. Cioè, ah no, in generale a Kratz sì, decisamente. Non so perché siano qua, ma ci sono. Cioè, senza questa piccola scaletta mi sarei perso questo personaggio. Mi stai pigliando per il culo. Momento dialoghi coi personaggi, vai. Don't come any closer. Oh. You're not one of them. Are you here to save me? Those grand exhibition jerks are not to be messed with. Especially after they took that drug. Then there are those biological experiments. Oh, how horrid. I can't reveal everything, but suffice it to say that I can escape on my own if you clear the way of it. Please, wipe out all those mongrels. Ibridi? Quindi ci avevo preso. Cioè, non solo il morbo petrificante muta le persone, ma anche le persone ci mettono di buono per mutare altre persone. Please, wipe out. It'll be easier to breathe once that horrid Victor has been taken out. Once you're done, I'll see you at the hotel. Victor? Ok, poi la ritroveremo all'hotel, va bene. Eliminerò Victor anche se non so chi cazzo sia. Resurrezione! Victor il campione è tornato. Annuncio del circo. Colui che ha raggiunto l'apice della vita, Victor il campione, è tornato. Vi ricordate il grande lottatore Victor? L'Ercole di Krat? L'uomo che non si è mai tirato indietro? Nemmeno quando si trovava contro un leone e un orso? Il guerriero veterano che ha dipinto il circo con le vostre acclamazioni e i vostri applausi. Victor è di nuovo con noi. La malattia incurabile di Victor, sopraggiunta all'improvviso qualche anno fa, ha rattristito tutti i cittadini di Krat. Tutti hanno capito che dopo tutto è un essere umano e che non si sfugge al destino. Ma con l'aiuto degli alchimisti e della scienza medica, Victor il campione è tornato dalla morte. La malattia non lo disturba più. La volontà d'acciaio e la potenza sovrumana che hanno sfidato il destino. L'uomo più forte del mondo, Victor il campione, è di nuovo con noi. Il grande ritorno sarà contro un burattino automatizzato, con la prossima luna piena. Assistite a quello che sarà sicuramente un momento leggendario in cui l'uomo che ha raggiunto l'apice riuscirà a battere persino una macchina. Sono rimasti solo pochi posti, correte ad acquistare i biglietti. Ok, ho un'ipotesi. Secondo me, è un po' chiamata però, secondo me, probabilmente gli alchimisti hanno trovato un modo con la meccanica di rimodellare gli esseri umani, quindi fare degli effettivi cyborg e non dei robot o dei burattini. Cyborg appunto che sembrano in tutto e per tutto umani. Però comunque Victor è un pezzo di merda da quello che ci dice la tizia. Lo vedremo. Secondo me è impazzito perché dato che l'hanno innestato con qualche pezzo di burattino, anche lui si è fatto prendere la frenesia dei burattini, quindi è diventato pazzo anche lui. Però penso lo scopriremo. Quindi probabilmente facevano esperimenti col sangue dei pietrificati su persone normali per probabilmente scoprire una cura. Cioè, per scoprire una cura avranno dovuto sperimentare su qualcosa. Quindi probabilmente avranno preso del sangue degli infetti, avranno cercato di trovare una cura, quindi avranno fatto un sacco di esperimenti. E dici di nuovo un telefono, quindi probabilmente mi chiamerà coso. E parliamo con lui.
Beh, wow. Allora, il re di Burattino, ovvero Arlecchino, cioè, nella mappa del gioco ci sono questi telefoni. Se tu non trovi gli altri, comunque non li apri gli altri, e vai sempre nel primo dove, cioè, il primo che trovi, e ci vai ogni volta ti fa il dialogo successivo. Quindi questo telefono potresti anche non aver, cioè, questo dialogo potresti anche non averlo preso qua dentro, ma tipo nell'altro telefono che avevamo trovato episodi fa, dai colli, dalla confraternita dei conigli neri. Quindi in quel caso avrebbe senso dirti, guarda, devi andare qui e fare questa cosa. La cosa delle dita non l'ho capita, ma spero si capisca, cioè, spero ci arriverò. Quello è vivo. Aia, aia, che male. Perché mi attacca? È vivo quello. È un essere vivente. Ha le braccia troppo lunghe però per essere un essere vivente e basta. Era un essere vivente? Cioè era un... sì, il cazzo. Era un umano. Però è strano. Cioè, a parte che la pelle è chiarissima. Perché mi ha attaccato? Cioè, magari mi ha confuso per un burattino, ma non mi ha fatto... Cioè, sono un burattino, però nel senso, magari mi ha confuso con uno di quelli che volevano ucciderlo. Ma non mi ha fatto nessun dialogo. È strana sta cosa. Aspetta. Potrebbe essere uno di quegli umani modificati geneticamente. Con la tecnica, cioè con la meccanica. E troviamo sempre di più di questi contenitori con questo liquido bluastro dentro. Che sembrerebbe il sangue della pietrificazione, però magari non lo è. Perché ci sono due statue uguali qua? Girate in due posizioni diverse. Ah! Aha! Ok, sì, era questa. Era per forza questa. Controlla bene i polpastrelli della donna fredda. Lei è una statua, appunto, come avevo detto. E poi mi ha dato una chiave della Trinità. Le chiavi della Trinità si trovano... Cioè, le altre chiavi della Trinità me le ha date sempre... Sempre il re dei burattini, quindi ha senso che si sia... Sempre la stessa chiave. Però io ne ho già una. Io sono sicuro di essermi perso qualcosa. Perché non ha senso. Però non mi ricordo una porta della Trinità che non sapeva. Cioè l'unica che mi ricordavo era quella nel laboratorio di Benigni. Cioè come si chiama? Nelle industrie Benigni. Ma quella lì era già aperta, quindi non è quella. Non mi viene in mente nient'altro. Boh, spero di trovarle tutte e due. Solo una cura. Che cazzo è sto coso? Oh cazzo. Che cazzo sei? Vabbè, poi. Scusa, non volevo, lo giuro. Ma puoi non picchiarmi nella parete? Adesso sono incastrato palesemente. No, almeno. Che cazzo? Sì, vabbè, lanciati dove? Che danni.
sì, vabbè, capì. Lasciami giocare. Vieni, vieni. Suka. Che figata. È pieno di questi cosi perché loro, per muoversi comunque come carburante, usano il sangue degli infetti. Almeno penso sia il sangue degli infetti. Degli infetti da nuovo verificante. Quindi praticamente cosa facevano gli alchimisti? Prendevano dei soggetti non so se infetti o, ma non penso, dei soggetti comunque sani, e li imbottivano di questo sangue infetto, e in poche parole li facevano diventare degli zombie al loro comando, o comunque degli zombie, non so se al loro comando o fuori controllo, ma li facevano diventare degli zombie. Comunque questo coso era molto alla Resident Evil. Scusami, va bene tutto, ma cosa cazzo è questo? Ma cosa cazzo è? Ma sembra uscito dalla PlayStation 1. Cioè, se mi metto in una giusta posizione scompare il tronco. Non è low poly, questo è proprio PlayStation 1 style. Cioè, non è ammissibile. Cioè, poi... Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo stare. Ok. Qui c'è un boss, che immagino sia Victor. Lo vorrei fare, però sono già un'ora e trenta di là, un'ora e trenta di registrazione. Quindi lo facciamo nel prossimo episodio. Adesso andiamo a Krat. Diamo la scatola di rifornimento di Krat al maggiordomo. E poi basta. Poi chiudiamo. This is a supply box officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. Allora, aggiunto questi, tre soli però. Aggiunto questi qui, ovvero il più 6. Aggiunto infiniti di questi per accelerare il albero dei zecchini. Aggiunto uno di questi, molta roba interessante. Beh, abbiamo dato la scatola di rifornimenti al nostro maggiordomo e adesso ci possiamo lasciare qui. Quindi direi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi e sì, ci vedremo in un prossimo video, sempre su Lies of P, molto probabilmente. Ciao.